Manca ancora chiarezza sulla questione dell'acqua del Peschiera, un nodo generato dagli ombrosi accordi tra Rieti e Roma. Il ricorso, presentato dal sindaco di Casaprota, Marcello Ratini, ha dato il via, appoggiato dalla UGL, ad una serie di incontri e convegni per rendere noto ed affrontare il problema legato all'acqua sabbina. Si attendono ora le risposte del presidente di Ato 3, nonché presidente della provincia di Rieti, Mariano Calisse. Il petrolio della provincia di Rieti è l'acqua. L'accordo con la regione Lazio, con Roma, si può migliorare per i cittadini del Rietino? Assolutamente sì, per migliorarlo bisogna che prima che vengano prese le decisioni così importanti, si sentano quelle che sono le istanze del territorio. Noi oggi siamo qui proprio per dimostrare che migliorare questo tipo di accordo è possibile attraverso l'accettazione, come tutti speriamo, del ricorso che è stato presentato al Tribunale Superiore delle Acque, che ci darebbe la possibilità di rivedere questo accordo. Un accordo, come ho poc'anzi detto, che non è rispondente a quello che sono le esigenze del territorio. Avete messo in piedi un convegno importante per dire che l'acqua è il petrolio del territorio reatino. Questi accordi con Roma, con la Regione Lazio, si possono migliorare? Io spero soltanto che, anzi sono convinto, non spero, che praticamente questo ricorso che ha presentato soltanto il Comune di Casaprota faccia saltare il banco, perché praticamente quello che hai detto tu, in certo senso, è l'inverso, perché Rieti con questa convenzione obbligatoria non solo non ha garantito un solo centesimo a nessun comune del Reatino, ma neanche una goccia d'acqua. E se volete io vi leggo il testo, cioè proprio la pagina 17, quello che dice che è veramente vergognoso. Pertanto, stante l'impossibilità tecnica di convogliare tutti i quantitativi d'acqua concessa dal Peschiera in condotte che hanno in realtà una capacità di trasporto inferiore alle concessioni di derivazione rilasciate e considerato il limite naturale di erogazione insorgenti, le capore, appare oltremodo ancora incongrua e illegittima la concessione rilasciata dal Comune di Roma di 100 moduli medi dal Peschiera e 55 moduli massimi per capore, in congruenza che l'autorità competente avrebbe potuto facilmente appurare se avesse effettuato idonea istruttoria. Va poi considerato che l'articolo 2, comma 2, ultimo capoverso dell'allegato disciplinare di convenzione, dispone le predette derivazioni, questo è quello che dice la concessione, state attenti, per l'intera portata di moduli 147 litri secondo, cioè 10.000 Peschiera e 4.007 Capore, sono destinati al sistema di approvvigionamento idrico per gli usi potabili di Roma Capitale. Sono fatte salve le portate già oggetto di concessione, di cui la legge regionale 30 del 1 dicembre 2000 e di quelle rilasciate con determinazione della provincia di Rieti, vettoriate per il tramite del sistema acquedottistico Peschiera delle Capore, le quali si intendono accordate come ulteriori rispetto ai 147 moduli. Capite? Ma siccome i 147 moduli non possono esserci, perché il Peschiera, la condotta, ne può contenere al massimo 9.200, mediamente ne derivano 9.000. Se a quei 9.000 vanno detratti i flussi per Poggio Mirteto, Bassa Sabina, Fara Sabina, ne arriveranno, sì e no, 8.500. Ditemi voi come fa Ato 3 ad obbligarsi a garantire 10.000 litri per Peschiera e 4.007 per Capore, che 4.007 per Capore non ci sono più, perché mediamente adesso la sorgente eroga 4.200 e 4.300. Quindi se loro si smorzano le pompe, hanno tutto il diritto di farlo. Questa è la verità. Un convegno importante, l'UGL in campo dalla parte dei cittadini, dei consumatori, dei territori reatini. L'UGL Rieti, insieme alla sua squadra e tutti i suoi sostenitori, ha deciso di mettere in campo diverse tematiche fondamentali per lo sviluppo sia del nostro territorio che della provincia. Oggi, con questo dibattito, abbiamo dato proprio inizio a questa decisione che ha preso l'UGL Rieti. Il tema dell'acqua, potete capire che è uno dei temi fondamentali sia per il discorso della provincia, sia il discorso del ristoro che delle concessioni. E grazie all'intervento dei nostri relatori abbiamo dato proprio l'inizio importante per sostenere e tutelare i diritti sia dell'acqua che dei cittadini. Il petrolio della provincia di Rieti è l'acqua, c'è un accordo, la provincia di Rieti, i territori rietini che mandano l'acqua a Roma, ma questo accordo si può migliorare per il pubblico. Beh sì, il petrolio acqua è della provincia di Rieti, ma diciamo che è tutta la società civile. Mai come in questi tempi di grossa sensibilità all'ambiente e alla tutela del pianeta è sentito il tema.
Nello specifico è chiaro che la nostra ricchezza di cui siamo stati dotati deve avere i giusti riconoscimenti da chi poi la usa nei termini di solidarietà, cioè la capitale. La concessione per lo sfruttamento delle capre peschiere è un tema scottante, non da oggi, da molti anni, ma che oggi probabilmente è alla sua fase finale. Si propone una logica di collaborazione e non di contrapposizione, una revisione pacifica e immediata dei termini proprio della concessione stessa fra Rieti, provincia di Rieti, e Roma Capitale, che usa il bene acqua di Rieti.